Il bagno di folla era prevedibile, anche se come termometro elettorale a 20 giorni dal voto non basta. Dalle immagini infatti si vede un Giuseppe Conte Novello Mosè dividere in due un mare di persone, ma si trattava per lo più di turisti e napoletani che affollavano la zona di San Gregorio Armeno sabato, d'orario di pranzo. È qui che l'ex presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle, ha deciso di incontrare i suoi sostenitori, che non sono solo i percettori di reddito di cittadinanza. Napoli innanzitutto non è solo percettori del reddito, finiamola con questa immagine. C'è ovviamente tanta sofferenza, c'è anche tanta povertà, ma il reddito di cittadinanza può riguardare chiunque, anche transitoriamente, può perdere lavoro, può capitare a tutti. Smettiamola di restituire immagini di cartolina. Uno, il mio rapporto con Napoli è un rapporto speciale, perché è una città che amo profondamente, e non lo dico in campagna elettorale perché io sono venuto qui tantissime volte, abbiamo costruito il patto per Napoli, per restituire un futuro a questa città, per aiutare questa città a trovare una nuova amministrazione, per trovare anche delle soluzioni. In una giornata in cui a Napoli facevano passerella elettorale anche l'ex amico Luigi Di Maio e alcuni big del Partito Democratico, Conte ha voluto lanciare un segnale agli avversari e tutti quelli che danno per sconfitto il movimento. Noi ci mettiamo il massimo impegno, ci mettiamo il cuore e il coraggio. La verità è che le persone, gli elettori possono far tutti. Qui c'è un equivoco. I giornali, la stampa hanno già decretato chi vince e chi perde. E come sempre non hanno calcolato il Movimento 5 Stelle, che era stato un po' emarginato nel dibattito anche politico, ma grazie a Dio questo è il momento della verità. Decidono i cittadini, voteranno il 25 settembre e noi vediamo grandissime, lei lo sta vedendo qui ad esempio a Napoli, non riusciamo a camminare, c'è tantissimo entusiasmo, grandissima attenzione.